Le proteste e i cortei nelle piazze italiane sabato scorso per il 1° maggio, la seconda festa dei lavoratori dall'inizio della pandemia. Per l'occasione il presidente di Legacoop nazionale Mauro Lusetti ha fatto i propri auguri al mondo delle cooperative, ma anche ai settori più colpiti dalle misure di contenimento del virus. Le prospettive di lavoro sono legate ad una ripresa dell'economia che, ha spiegato, dipende oltre che dall'intensificazione della campagna vaccinale anche da un impiego efficace delle risorse messe a disposizione dall'Europa. Per questo la trasmissione nei tempi previsti alla Commissione europea del piano di ripresa e resilienza va considerata un successo ed è un passo decisivo per avere un anticipo di quelle risorse che rappresentano un'opportunità imperdibile di sviluppo e di investimenti. Il piano, ha aggiunto, produrrà effetti positivi per l'occupazione, ma anche cambiamenti rilevanti nel mondo del lavoro. L'Italia è infatti uno dei 4 paesi europei ad aver inviato alla Commissione il piano nazionale per la ripresa e la resilienza, insieme a Francia, Germania e Spagna, dopo che il documento è stato illustrato alle Camere dal Premier Mario Draghi e approvato con 2 risoluzioni di maggioranza. Ora si dovranno attendere 8 settimane per il via libera o meno da parte dell'Europa. Si sono conclusi stanotte al Senato i lavori delle commissioni bilancio e finanze sul decreto sostegni, che approderà in aula domani. L'esecutivo nel frattempo è al lavoro su un decreto sostegni bis, con nuovi ristori per le partite IVA, una proroga dello sconto sugli affitti dei negozi al 31 maggio e uno slittamento di altri 6 mesi della plastic tax, che entrerà in vigore nel 2022. Sono in vigore da ieri le nuove ordinanze del ministro della Salute Roberto Speranza, con cui sono state modificate le fasce di rischio di una serie di regioni. Per 2 settimane la Valle d'Aosta sarà di nuovo in zona rossa, mentre la Sardegna, che era rimasta l'ultima rossa, sarà arancione. Restano arancioni la Basilicata, la Calabria, Sicilia e Puglia, gialle tutte le altre. Proprio il ministro Speranza la scorsa settimana è stato oggetto di 3 mozioni di sfiducia, tutte e 3 respinte nella giornata di mercoledì 28 aprile dall'Aula del Senato, presentate da Luca Ciriani di Fratelli d'Italia e da Gianluigi Paragone e Mattia Crucioli del gruppo Misto, con l'accusa di cattiva gestione dell'emergenza Covid e il mancato aggiornamento del piano pandemico, che sarebbe rimasto invariato dal 2006. Thank you.